Questa mattina presso la sala consiliare nel comune di Chioggia è stato presentato un nuovo progetto dei servizi sociali che prevede l'attivazione del servizio di segretariato sociale e di un servizio di sostegno educativo per i cittadini e le famiglie nel territorio comunale. Il sindaco Mauro Armelao ha sottolineato l'importanza di queste iniziative, ricordando che all'inizio del suo mandato la situazione ai servizi sociali era abbastanza critica. C'erano solo due assistenti sociali a fronte di un territorio vasto e complesso come quello di Chioggia. Oggi il personale è stato potenziato, cinque sono gli assistenti sociali a tempo indeterminato, uno è in attesa di assunzione e tre sono contratti a tempo determinato. Armelao ha sottolineato che il servizio di segretariato sociale rappresenterà un ulteriore impegno mantenuto dall'amministrazione, grazie anche alla collaborazione con le associazioni del terzo settore, considerate un pilastro della comunità. L'assessore alle politiche sociali, Sandro Marangon, ha spiegato che il progetto, sviluppato in stretta collaborazione con il terzo settore, avrà una durata sperimentale di 2 anni e mezzo a partire dal 1 settembre del 2024. Il segretariato sociale fungerà da filtro tra i servizi sociali e i cittadini, permettendo un accesso più rapido e mirato ai servizi. Marangon ha inoltre sottolineato l'importanza della cooperativa sociale Titoli Minori e della cooperativa La Prodo, che sono partner fondamentali del progetto. Valeria Tiozzo, presidente della cooperativa sociale Titoli Minori, ha illustrato le caratteristiche del progetto, che include un sistema integrato di sostegno ai servizi sociali, con l'obiettivo di accogliere e indirizzare le situazioni di vulnerabilità verso percorsi adeguati. Il servizio sarà ospitato presso Palazzo Morosini, sede dei servizi sociali. Coinvolgerà un team multidisciplinare composto da amministrativi, assistenti sociali, educatori e psicologi. Daniela Ballarin, dirigente dei servizi sociali del Comune di Chioggia, ha elogiato l'approccio innovativo della coprogettazione che permette di rispondere in modo efficace e tempestivo ai bisogni concreti dei cittadini. Il progetto sarà finanziato con risorse dei fondi quota povertà con una spesa annuale prevista di circa 674.000 euro, di cui 170.000 destinati al sostegno educativo, il resto al segretariato sociale e al potenziamento del servizio sociale professionale. Il segretariato sociale si pone come punto di riferimento per l'informazione, la consulenza e l'orientamento sui servizi sociali disponibili nel territorio. Questo sportello sarà fondamentale per decodificare le richieste dei cittadini e indirizzarle verso le risorse più adeguate, con un approccio multiprofessionale e integrato volto al benessere della comunità. Di grande risalto una nuova figura professionale che si colloca in questo contesto, l'Health City Manager, il quale andrà ad analizzare e a mappare il territorio per cercare di migliorare la salute pubblica, cercando di offrire soluzioni innovative legate anche alla parte fisica, motoria, allo sport, per un'attenzione al benessere a 360 gradi, svolgendo in parte le funzioni del Disability Manager di cui si era accennato nel programma elettorale.